Grande Fratello, su Instagram la D'Urso si dichiara sotto shock, ecco perché. Il cancelletto Grande Fratello continua a dividere il pubblico italiano. Dopo gli atti di bullismo di cui si sono macchiati diversi protagonisti di questa edizione condotta da Barbara D'Urso, la trasmissione ha stabilito e comunicato in diretta i provvedimenti per punire i responsabili. Nel corso della puntata andata in onda su Canale 5 lunedì 30 aprile, infatti, la conduttrice, indignata e adirata in particolare per l'aggressione di Bahia Dana ai danni di Aida Mizzar, ha sferrato un duro attacco ai suoi concorrenti. Vediamo, nel dettaglio, che cosa è successo. L'aggressione di Bahia Dana ad Aida Mizzar che ha scosso l'opinione pubblica. La situazione, all'interno della casa più spiata d'Italia, è degenerata in seguito all'ingresso della spagnola Aida Mizzar, che ha manifestato fin dal primo momento il suo temperamento sopra le righe e la sua insofferenza alle regole imposte non solo dal Grande Fratello, ma soprattutto dagli altri concorrenti, al punto da provocare la reazione incontrollata di Bahia Dana, che aveva preparato delle coppe di tiramisù in occasione della festività del 25 aprile da gustare insieme agli altri coinquilini della casa. L'esuberante spagnola, infatti, aveva deciso di prendere la sua porzione per mangiarla da sola ed era stata aggredita in maniera accesa ed aggressiva dal giovane. Mentre gli altri partecipanti al reality erano rimasti impassibili, dando origine, successivamente, a dei veri e propri atti di bullismo soprattutto verbali contro Aida. La scena ha provocato l'indignazione del pubblico italiano che, soprattutto attraverso i social network, ha chiesto l'espulsione immediata di Bahia, arrivata puntuale proprio nel corso della puntata di lunedì 30 aprile. Grande Fratello fa il boom di ascolti. Ma i provvedimenti del Grande Fratello hanno riguardato anche Luigi Favoloso, reo di aver formulato frasi violente contro la Mizzar, e la stessa spagnola per il suo atteggiamento razzista contro Bahia Dana. I due, infatti, sono finiti in nomination direttamente in pasto al televoto e al pubblico che continua a dividersi su questa edizione del reality condotto da Barbara D'Urso. Decisamente più polemica e problematica degli altri anni. La conduttrice partenopea, intanto, ha espresso la sua gioia, ma anche la sua meraviglia, in un post su Instagram in cui ha commentato i dati di ascolto relativi alla puntata del Grande Fratello di lunedì 30 aprile, che hanno premiato la sua trasmissione, la quale ha totalizzato 4.766000 telespettatori, con il 27.17 di share e un importante aumento di ben 1.28700 spettatori rispetto alla puntata della settimana precedente. La stessa Barbara D'Urso si è detta sotto shock e ha ringraziato il pubblico per l'eclatante risultato che la trasmissione non raggiungeva dalla finale di 7 anni fa. E considerando che il reality è andato in onda in occasione del ponte del 1° maggio e su Rai 1 c'era il commissario Montalbano.